Carlastiesi carissimi, buongiorno a tutti. Vigilia di Pasqua. Siamo al nociodromo e comincerò a darvi le informazioni che ogni tanto vi trasmetto. Allora, i positivi a Garansco sono 59. I deceduti purtroppo sono 20, i guariti 15, quindi ne abbiamo 25 all'incirca che si stanno curando un po' a casa e un po' in ospedale. Confido successivamente di darvi dei dati migliori. Comunque il trend è stabile. C'è una riduzione, a mio modo di vedere, riportato anche a livello nazionale, di quelli che vengono ricoverati. E oggi distribuiamo le mascherine. Abbiamo acquistato con i vostri soldi 11.000 mascherine a 0,60, le abbiamo portate al bocciodromo, poi abbiamo suonato la donata. Essendo che Garlasca è solidale, abbiamo trovato un insieme di persone disponibili a fare porta a porta, casa per casa. Parto dal Presidente della Proloco e dagli amici della Proloco, vedo la Protezione Civile, vedo i Vigili del Fuoco e vedo la minoranza, perché in questa iniziativa siamo tutti assieme, in amministrazione comunale. Vi saranno distribuite le mascherine da, penso oggi, ma se non riusciamo forse a farlo tutti in giornata. E ne abbiamo ancora 1.000 che teniamo di scorta, perché se qualcuno è a casa non le riceve, l'amministrazione comunale ve le fornirà appena ne fate richiesta. Cosa dirvi? Non è sicuramente un buon momento, però almeno tre cose mi sembra giusto sottolineare. Primo, bisogna stare in casa, e questo si fa una fatica bestia, perché ci sono delle belle giornate, abbiamo già 3 settimane di logoramento in casa, bisogna andare avanti fino al 3 di maggio e dobbiamo fare questo sforzo perché ne va della nostra salute. Secondo, se si esce bisogna usare le mascherine, io sono convinto che sia una protezione importante. E terzo, bisogna sperare che la scienza faccia dei passi, quindi che ci diano un farmaco o che ci diano il vaccino. Quindi oggi, cari garlaschesi, bisogna che il percorso sia, non staremo casi in eterno, cercheremo di andare a svolgere le nostre attività e di ritornare ancora fuori dall'alveo abitativo e familiare. Però siamo sempre stati assieme, abbiamo sempre dimostrato un senso civico straordinario e lo dimostreremo sempre. È una Pasqua difficile, una Pasqua particolare, però buona Pasqua a tutti voi, grazie a tutti i volontari, gli uomini di buona volontà che hanno aderito a questa iniziativa e speriamo che la speranza sia quella di avere da questo disastro un mondo migliore. Grazie a tutti e buona Pasqua ancora a voi e alle vostre famiglie.